I servizi sicurezza ucraina hanno dichiarato aver intercettato una conversazione telefonica dimostrando che la Russia ha fatto esplodere la diga Kakhovka. Una clip audio un minuto della conversazione è stata quindi pubblicata su Telegram. Due uomini non identificati discutono delle conseguenze del disastro in russo. Il primo inizia a dire notizie. Ieri hanno pubblicato un video sul canale Telegram, c'era un soldato, con il viso coperto, in uniforme. E dietro di esso ho una finestra e puoi vedere l'acqua fino alle ginocchia. La seconda risposta è divertente. Ha a che fare con il fatto che l'impianto idroelettrico è stato distrutto. Sì. Hanno fatto da soli. Salterà e sarà così. I nostri, spiega il primo interlocutore, davvero? Era nostro, hanno detto che i COCO lo hanno fatto esplodere, non l'hanno fatto esplodere. Il nostro gruppo di sabotatori è lì. Volevano causare paura. Non è andato secondo i piani. Era più di quanto avessero pianificato. Beh, certo punto si rivelerà come Chernobyl. Le conseguenze del crollo per la Russia. La distruzione della diga Kakhovka ha provocato danni alle linee di difesa russa sulla riva sinistra del fiume Dnipro, secondo l'Institute for the Study of War. Aggiungendo che le forze occupazione russa hanno risposto alle inondazioni con un livello elevato di disorganizzazione, esacerbando la situazione della popolazione civile. Per quanto riguarda le posizioni russe, Think Tank degli Stati Uniti riferisce l'ondata alluvione della diga ha distrutto molte fortificazioni della prima linea di difesa russa. Inoltre, dovevano ritirare il personale e le attrezzature militari da Olshki e Olapristan, due posizioni precedentemente usate per ardare la città Kherson sulla banca opposta del Dnipro. Le inondazioni hanno anche distrutto i campi minati russi lungo fiume, con immagini mostrano miniere esplodono nell'acqua. Infine, la portavoce del comando ucraino meridionale, Natalia Omeniuk, ha affermato avevano ridistribuito uomini e attrezzature da 5 a 15 km più indietro. L'ISO non ha scritto un giudizio definitivo sulle cause e sulla responsabilità del crollo della diga, ma ieri ha affermato di credere che fosse molto probabile che si trattasse di un atto russo deliberato.